Ciao, buongiorno, come stai? Sei cominciato anche tu un tuo sistema di depurazione? Sei preparato uno schema che è logico per te e viene accettato bene dalla tua mente? Anche tu avrai un giorno uno, sarà probabilmente diverso dal mio. Se vuoi però commentare sotto e scrivere come sta andando a te e come ti senti, fai pure perché mi fa piacere leggerlo e sicuramente alle altre ragazze fa piacere sentire più tipi diversi di approccio al cibo di quando ci stiamo purificando anche nel corpo dopo che ci siamo riordinate la mente e alleggerito le emozioni dopo delle esperienze affettivamente difficili. E adesso ci stiamo liberando. Nel giorno 1 non sta succedendo ancora niente di speciale, a parte che sono sempre contenta quando comincio questi percorsi che poi so che portano a un benessere sempre maggiore e a conoscersi meglio. Oggi volevo dire, perché non l'ho detto nel video di ieri, e invece è molto importante, che quando si fanno delle cose diverse, per esempio la mia mente a volte si mette a protestare perché mi dice: ma questo sarà giusto? Stai mangiando abbastanza, nessuno lo sta facendo, forse sei un po' bizzarra, forse questo non va bene. In realtà, se è ponderato, se è stato programmato bene, non può che andare bene. Poi nessuno mi garantisce che la dieta che seguono gli altri vada bene. Potrei dire che va bene se vedessi tutte le persone molto sane e molto in forma, ma questo non è sempre vero, per quel che riguarda quelli che seguono la dieta, quella che è normale, sia come contenuto, sia come orari, sia come modalità. E allora posso anche permettermi di per qualche settimana sperimentare qualcosa di diverso. Questo lo dico per tranquillizzare la mia mente e per tranquillizzarla ulteriormente, ma anche perché è responsabile. Mi osservo in un modo, diciamo, scientifico, nel senso che raccolgo dei dati, quindi mi osservo come potrebbe fare un medico se avessi un medico che mi assiste mentre lo faccio. Quindi per le cose che posso fare io, come ho già detto, misuro il pH, così ho la certezza di avere il pH in equilibrio e poi misuro l'acqua, quanta acqua bevo e di solito mi succede quando faccio le depurazioni che ho voglia di bere più acqua, però questo non è uguale per quel che riguarda tutti i giorni di questo processo. Però tranquillizza la mia mente se io me lo scrivo, perché qualsiasi cosa so a che punto sono e cosa è successo e quant'acqua. Poi è facile misurare l'acqua che bevi, basta riempire la bottiglia e segnarti quante volte, bere sempre della stessa bottiglia, ecco, invece di magari bere dal rubinetto e prendere i bicchieri senza contarli, riempi la mattina una bottiglia o due e poi alla fine sai quanto hai bevuto. Un'altra cosa che mi segno, come ho detto ieri, quello molto necessario se il corpo evacua, quindi se mi libero dal vecchio, che non succeda che si trattenga appunto perché non viene assunto il cibo nel pomeriggio, che ne so, queste cose psicologiche, può succedere che compaia questa appunto tensione. Invece è molto importante, soprattutto i primi giorni, evacuare. Allora ci possono essere, ognuno ha i suoi metodi. Io per esempio prendo un integratore di magnesio, il magnesio che tra l'altro è molto utile come minerale, sembrerebbe che dalla nostra dieta non si riesca a assumerne abbastanza. Allora come integratore, dicevo, è molto utile già da solo, cioè già comunque. Al di là della depurazione, però qual è l'effetto del magnesio? Che se ne prendi un po' troppo, quindi se il tuo corpo aveva una carenza di magnesio, lo prende, lo consuma e ti ringrazia. Nel caso tu ne prendi troppo, e quindi più di quello che ti serve, l'effetto che ha è un effetto leggermente lassativo.
E allora in questi casi, per esempio, io mi aiuto semplicemente col magnesio, lo prendo se non succede niente, alzo un po' la dose se non succede niente, evviva, significa che avevo bisogno di magnesio, quindi se, ho fatto bene a prenderlo e quindi le alzo ancora un po' la dose finché appunto l'intestino non comincia, ricomincia a funzionare nonostante il cambio di ritmo della dieta. Un'altra cosa che si può misurare è per esempio il colore dell'urina mattutina. Per esempio, raccogliendola in un bicchiere, puoi analizzarla, nel senso puoi sentire l'odore, puoi sentire l'odore, puoi vedere il colore. E leggevo in un libro di un dottore che puoi anche lasciarla lì per qualche ora, vedere cosa si sedimenta, perché se c'è per esempio della candidosi o del muco, ci sarà dopo un piccolo sedimento sul fondo del bicchiere. Così praticamente ti fai come si chiama? Diagnosi, un'autodiagnosi sullo stato del tuo organismo e vedi se migliora. Di solito quando io leggendo dei digiuni veri e propri c'è sempre questa cosa che i primi giorni della depurazione si può peggiorare, nel senso che sia il sudore avrà l'odore più pungente e non buono, sia appunto l'urina potrebbe cominciare a essere sempre più torbida. E appunto ci potrebbe essere un residuo sul fondo del bicchiere se tu lo lasci lì e lo osservi, mentre poi migliora nei giorni successivi. Quindi all'inizio c'è come un peggioramento per poi continuare invece a migliorare, a diventare sempre più limpida, sempre più inodore. Ho anche letto che i medici del passato assaggiavano l'urina, non so se è vero, però ho letto che assaggiavano l'urina dei pazienti per capire in che stato erano. Per fare una diagnosi migliore. Quindi ecco, qui se si fa un po' di autodiagnosi. La stessa cosa si può osservare con le feci, se del colore, della consistenza, anche dell'odore, se hanno odore. E scriversi tutte queste cose, soprattutto il mattino, è indicativo. Il muco oppure le tossine che escono, potresti anche per esempio dagli occhi oppure una patina che si presenta sulla lingua, la patina sulla lingua è segno comunque delle tossine che escono soprattutto dallo stomaco, anche può essere un segno di candidosi, quindi la lingua che diventa molto molto bianca, quello è tutta cosa che non ti serve, che ti appesantiva, che esce. E senza questi ostacoli nel corpo, senza queste ostruzioni, si vivrà molto meglio. Anche il cibo sano mangiato verrà assorbito molto meglio perché non ci sarà muco nell'intestino, non ci sarà il muco nello stomaco. Ecco, quindi queste depurazioni sono molto utili. Questo riguardo al giorno 1 e credo che ci sentiamo domani. Un abbraccio.